ci spieghi qual è la situazione reale. Allora, il Comune sta coadiuvando la questione della CONSAC attraverso una serie di iniziative che, sebbene non toccassero a noi, ci sarebbe in animo di assumere, a iniziare da una comunicazione continua e una presenza sul campo tra la comunità, perché è lì che si registra il maggior disagio. E noi abbiamo attivato un'utenza cellulare che alla sta rispondendo zona per zona perché, come è noto, la strutturazione delle tubature di San Giovanni a Pilo è diversa ed è complessa, pertanto ci sono situazioni in alcune zone e tutt'altre situazioni in altre zone. Tenete conto che noi abbiamo attivato, credo, circa 25 autobotti d'acqua già per andare a portare un po' di assistenza alle zone in cui dal 9 di agosto sono rimaste praticamente senza acqua. C'è una particolare zona che riguarda la cerniera Occhiani, Palazzone, Cerzuda, Ferrara, che è rimasta totalmente priva di acqua per più di 10 giorni. E lì abbiamo concentrato la maggior parte degli sforzi, perché tra l'altro ci sono zone che, come le dicevo, non è minimamente servita in questo momento, perché c'è stata pure rotture su rotture. E soprattutto non si è capito bene quale fosse il punto su cui intervenire. In più il Comune ha, oltre all'utenza cellulare, attiva H24, dove se non si risponde subito, quantomeno si richiama, abbiamo avviato questo trasporto di autobotti e soprattutto abbiamo con una risorsa in più che sta coadiuvando i tecnici della CONSAC, c'è praticamente una risorsa che è a disposizione del Comune, che è un idraulico che praticamente accompagna fisicamente l'autobotte laddove è possibile. Tenete conto che le chiusure che riguardano la zona di scalo e la zona, diciamo, della via nazionale, quelle si sono dovute adeguare alle chiusure che sono comunicate dalla CONSAC. C'è un filo continuo col consorzio acquedotti, siamo in comunicazione costante ed è tutto evidente che è una estate molto difficile per noi, e però a San Giovanni a Pilo e Scarabosco hanno contenuto i disagi e, diciamo, finora i danni si sono rivelati abbastanza prevedibili, perché al di là delle comunicazioni e delle continue segnalazioni che si sono avute, tutte le emergenze che ci sono state segnalate hanno avuto comunque una risposta. Quando finirà, almeno per quanto riguarda il comune di San Giovanni a Pilo, questo periodo? Mi è sembrato di capire che tutto dipende da un problema di tubature fatiscenti. Allora, il 70-80% del comune di San Giovanni a Pilo, con tutto il carico antropico di turisti e di visitatori, che ci tengo a rimarcare con un pizzico di orgoglio, ma che poi rimane fermo lì perché è un orgoglio in questo momento non del tutto omogeneo, è quello di un aumento esponenziale delle presenze che da giugno a luglio stanno vivendo il nostro territorio e che però, ed è tutto evidente che se facciamo un'attività di promozione turistica che ha i suoi frutti, perché porta sul territorio più persone del solito, è chiaro che a questo deve conseguire una infrastrutturazione, quantomeno dei bisogni primari. Non è pensabile portare le persone e poi non avere acqua. Questo è un punto sul quale doveva riflettere già in passato, non lo è stato fatto evidentemente abbastanza, lo rifaremo immediatamente. Io sono dell'idea che gli enti non debbano andare in conflitto, ma debbano collaborare tra di loro, e se noi abbiamo delle tubature che non sono in questo momento all'altezza e questo fatto lo si coordina e lo si comunica opportunamente, il Comune di San Giovanni a Pilo non esiterà un secondo ad assumersi tutto ciò che deve fare, anche economicamente, per procedere alla sostituzione. Noi su questo praticamente abbiamo sperimentato la nostra faccia e la nostra azione politica sull'ambiente, sul turismo, sulla promozione. È chiaro che c'è un cortocircuito in questo momento, che però abbiamo, sì, a ribadirlo, abbiamo, secondo me, in molti casi opportunamente fronteggiato attraverso una comunicazione, una presenza fisica e la fornitura di acqua, ovviamente
a titolo totalmente gratuito, ci mancherebbe, perché sono delle forniture che abbiamo concordato con la Consac, a testimonianza anche del lavoro che il Consorzio Acquedotti e la disponibilità che sta mettendo, al netto delle grandi problematiche che affliggono sia riguardo all'emergenza idrica, alla siccità, alla carenza di piogge, ma soprattutto, come più volte ha ribadito il Presidente della Consac, alla tubatura, alla infrastrutturazione della tubazione che va prontamente rinnovata, perché l'acqua si disperde, non c'è bisogno in questo momento di altre fonti e di altre sorgenti, perché quelle dal quale si approvvigiona l'acqua purtroppo il 70% viene disperso e quindi non c'è bisogno, c'è bisogno certamente di trovare sempre nuove fonti, questo in via generale, ma soprattutto l'acqua che c'è non va dispersa, questo è il punto di non ritorno a mio parere. Ecco, quindi poi concludiamo, qual è in questo momento la risposta che il Comune può dare ai cittadini? La risposta è, per quel che riguarda le chiusure programmate, lì devo dire che ormai c'è stato un adattamento e una buona risposta dei cittadini che sanno che di notte c'è questa chiusura e quindi diciamo con l'erogazione continua di giorno, con i serbatoi e con tutto ciò che la tecnologia oggi mette a disposizione, il problema non si pone. Il problema invece è sulla zona della cerniera alta di Marcaneto e sulla zona immediatamente prossima al centro abitato di San Giovanni a Pilo, alcune zone che potranno avere la disponibilità di questa utenza cellulare e la possibilità di essere raggiunti da autobotti. Io penso che in una settimana, anche purtroppo con l'alleggerimento antropico delle persone e del carico di fruizione di utenza, automaticamente la crisi idrica dovrebbe andare a risolversi. Questo però impone, non dal mese di settembre, da oggi, da un'azione immediata tra Consac e Comune, il Comune San Giovanni di Pio. Tutto quello che dovrà fare e che sarà necessario fare, lo farà anche a costo di, come dire, di mettere delle risorse ingenti in campo, perché non possiamo lasciare nulla di intentato, abbiamo delle emergenze e delle presenze con famiglie, bambini, anziani, disabili, al netto, mi lasci dire, di anche qualche comportamento irresponsabile che non ha tenuto conto delle ordinanze per l'utilizzo corretto di acqua e quindi io ho visto anche persone in questo periodo utilizzare l'acqua per usi non del tutto essenziali e primari. Ecco, quelli sono comportamenti che in questo periodo testimoniano come l'emergenza non è sempre condivisa, ma è innanzitutto una grande esperienza di educazione innanzitutto e dell'utilizzo delle nostre.